Ciao Davsim, commentiamo un po' le dichiarazioni di Nicolas Higuaín, fratello agente di Gonzalo, un po' su tutti i giornali. Che cosa ha detto Nicolas Higuaín? Gli è stato chiesto fondamentalmente se Gonzalo sarà intenzionato, è intenzionato ad accettare l'offerta di cui si parla della Roma con scambio con la Juve per Manolas. In realtà Nicolas Higuaín ha detto: noi in realtà non abbiamo ricevuto nessuna offerta, quindi è fantamercato in questo momento. Higuaín alla Roma, Manolas alla Juve, scambio di giocatori, scambio di utilità. Alla Juve serve un difensore, alla Roma serve un attaccante perché Dzeko se ne andrà, e soprattutto quello che ha detto Nicolas Higuaín: in Italia Gonzalo vuole, anzi abbiamo deciso, se Gonzalo torna in Italia c'è solo la Juventus, Gonzalo vuole giocare solo nella Juve. Non è conveniente, non ci sembra conveniente che Gonzalo giochi in Italia per altre squadre, senza voler mancare di rispetto a nessuno. Non solo, ha anche detto: è presto per ritirarsi al River, per chiudere la carriera al River. Gonzalo ha 31 anni, effettivamente 10 dicembre 87, 32 ne comprerà a fine anno e diciamo può ancora fare la differenza. Ma soprattutto Nicolas Higuaín ha rimarcato il fatto che vuole Gonzalo far valere e rispettare i suoi ulteriori 2 anni di contratto con la Juventus. Ricordiamo bene, Gonzalo ha firmato con la Juventus nel 2016 un contratto quinquennale, ha giocato solo 2 stagioni, poi è andato l'anno scorso, è stato ceduto in prestito con diritto di riscatto prima al Milan e poi al Chelsea. Chelsea non lo riscatterà e quindi Gonzalo fondamentalmente torna alla Juve. Il punto è capire che cosa ne faremo, che cosa ne dovremmo fare. Intanto un po' di cifre, perché appunto Gonzalo in questo momento ha una valutazione di mercato fonte Transfermarkt di 35 milioni, chiaramente scesa. Noi l'abbiamo pagato 90-94 milioni di clausola rescissoria al Napoli, una follia in effetti, non è mai valso questa cifra Gonzalo Higuaín, fu un'operazione anche da un punto di vista contabile esagerata e Marotta ne ha pagato le conseguenze, perché uno dei motivi per cui Marotta è stato cacciato dalla Juventus è probabilmente la gestione dell'affare Gonzalo, dell'affare Higuaín, che è rimasto un grosso peso sul bilancio della Juventus con la corsa ai ripari l'estate scorsa. Quando l'abbiamo acquistato per 94 valeva circa 70 milioni però, quindi si è dimezzata la sua valutazione di mercato. L'anno scorso abbiamo provato a venderlo per circa 54, facendo dei rapidi calcoli, non io ma la Juventus, serviva per evitare di fare minusvalenza tra le quote di ammortamento e l'ingaggio lordo. E allora la Juventus ha pattuito sia col Milan sia col Chelsea praticamente lo stesso accordo: 18 milioni per il prestito oneroso per una stagione, riscatto a 36, con possibilità di rinnovare il prestito per un'altra stagione a 18, quindi comunque diciamo a quote di 18-18-18, ma non Gigi Proietti, 18-18-18-18, 18 ogni anno, e quindi o 18 di prestito più 36 o 18 più 18 più, credo a quel punto, riscatto altri 18 fino ad arrivare a 54 milioni. Che cosa è successo? Che il Milan di questi 18 ne ha dati 9 perché l'ha tenuto mezza stagione, il Chelsea di questi 18 ne ha dati 9 perché l'ha tenuto mezza stagione, quindi la Juve 18 milioni li ha incassati. Ora però nessuno darà alla Juve questi 36 che mancano, però la Juve può provare a vendere Gonzalo Higuaín proprio per 36 milioni, 35, 40, non lo so grosso modo, ma non so a chi potrebbe venderlo. Allora la mia domanda è: intanto Gonzalo Higuaín quanto ha giocato in questa stagione? Tanto, perché pur essendo stato sballottato da una squadra a un'altra ha giocato 40 partite, ha fatto registrare, ha collezionato 40 presenze, solo 13 gol e 3 assist tra Serie A, Premier League, Europa League, eccetera. Però comunque le sue partite le ha fatte. Lo abbiamo visto tante volte fuori forma, l'abbiamo visto tante volte opaco, non è più l'Higuaín di prima. Però è anche vero che noi non avremo più Allegri, avremo un allenatore che per me sarà Guardiola, ma fosse anche Sarri, sappiamo benissimo l'esperienza comprovata di Higuaín con Sarri, avremo comunque un allenatore in grado di valorizzare qualsiasi giocatore che abbiamo. E Higuaín è comunque congeniale ad un gioco della Juventus che verrà con Ronaldo, ovviamente, i due si sono già conosciuti, cioè hanno già giocato insieme al Real Madrid. Ma diciamo la mia opinione, ecco, vi dico che è questa, poi nei commenti mi direte come la pensate e cosa dovremmo fare di Gonzalo Higuaín. Secondo me nel tornare alla Juventus può restare Higuaín, ma non può fare il titolare. La Juventus ha probabilmente bisogno di un attaccante. Io metterei Ken titolare la prossima stagione, con Ronaldo alla sua sinistra ed eventualmente qualcuno a destra o dietro, perché Dybala andrà via e quindi o facciamo il 4-3-3 o il 4-3-1-2,
o anche il 4-2-3-1, però in quel caso, ecco, forse è meglio 4-3-3-4-3-1-2. Quindi o un trequartista dietro le due punte, Ronaldo Ken, o un esterno a destra, quindi di fianco a Ronaldo e Ken, con Higuaín che farebbe il contitolare, cioè Ken lo fa, gli fai fare il titolare, ma non titolarissimo perché comunque ha 19 anni. Quindi ci sarebbero partite in cui giocherebbe titolare Higuaín, quindi giocherebbe poco, diciamo Higuaín. Non so quanto può essere congeniale ad un giocatore con il fisico di Higuaín che forse fa fatica ad entrare in forma e ha bisogno di giocare tanto, però potrebbe essere un'opzione. In alternativa, io credo che la Juventus non terrà Higuaín in ogni caso, quindi al di là di quello che penso io e pensate voi, secondo me la Juve non lo tiene Higuaín, proveremo a cederlo ancora per l'ennesima volta, stavolta si spera a titolo definitivo perché altrimenti veramente si svilisce soprattutto il giocatore, oltre che la nostra credibilità di non essere in grado di cedere un giocatore e quindi in qualche modo di aver fatto un errore clamoroso nelle modalità in cui è stato preso, rimanendo appunto con il peso addosso. Quindi cessione a titolo definitivo, a quel punto chi prendiamo? Beh, si sta parlando tanto di Icardi, per me è un'ipotesi deprecabile, io Icardi alla Juventus non lo voglio, non lo vorrei, sono consapevole del fatto che chiunque viene alla Juve cambia testa, cambia mentalità, diventa un professionista serio e lavora per la squadra, con, ripeto, l'allenatore che avremo sarà valorizzato chiunque, c'è il problema Wanda Nara che quello resta perché non è una questione di allenatore che valorizza o meno, né una questione di contesto, è una questione proprio umana, personale. Però ecco, queste sono scelte che eventualmente la Juve deciderà di fare, problematiche che deciderà di accollarsi, bontà loro, io eviterei, però se effettivamente sarà Icardi ce ne faremo una ragione, faremo il tifo anche per Mauro Icardi, che possiamo farci? Questo dal mio punto di vista, so che molti di voi invece stravedono per Icardi perché obiettivamente è un giocatore forte, ha 25 anni, ha segnato tanto, la Juve potrebbe esplodere, eccetera eccetera. Quindi vi chiedo a questo punto cosa pensate del destino di Gonzalo Higuaín. Che però una cosa ho dimenticato di dire, che comunque le parole di Nicolas lasciano il tempo che trovano, forse avrei dovuto dirlo prima, perché l'anno scorso Nicolas Higuaín in un intervento in diretta su Sky disse Higuaín vuole restare alla Juventus, mentre si parlava insistentemente di una cessione di Higuaín. E difatti Higuaín è stato ceduto, ma in realtà era già stato ceduto in quel momento. Le dichiarazioni di Nicolas servivano in qualche modo a tutelare il giocatore, dalle voci che lo stavano appunto svilendo in qualche maniera. Forse anche queste voci solo alla Juventus, vuole giocare solo alla Juventus, hanno lo stesso tenore, la stessa finalità. Vedremo. Spazio dei commenti qui sotto per le vostre opinioni. Like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella per ricevere le notifiche su tutti i prossimi video che usciranno. In descrizione trovate tutti i link per seguirmi sui miei social, seguitemi soprattutto su Instagram e passate sul mio sito avsin.video per contattarmi in privato e chattare con me. E sempre forza Juve!